Inizia con una marcia da Parco Verdi a Via Cavour da parte degli studenti delle scuole di Corsi con la settimana della legalità, i 7 giorni dedicati ad attività sulla lotta contro la criminalità organizzata. Questo accade in un territorio, quello del sud Milano, da tempo vittima di infiltrazioni mafiose. La settimana porterà le iniziative per la commemorazione della strage di Capaci in cui perse la vita il magistrato Giovanni Falcone. Oggi inauguriamo la settimana della legalità 2023 a Corsico con una marcia della legalità, con tanti ragazzi e ragazze delle nostre scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno fatto un lavoro con i loro insegnanti sulle vittime di mafia. Ognuno in classe ha scelto una vittima su cui ha fatto appunto un lavoro e che racconterà alla fine di questa marcia, che parte da qui, dall'Ulivo della Legalità, e terminerà in via Cavour. La settimana della legalità in realtà inizia oggi e si concluderà il 23 maggio. Abbiamo tantissimi eventi per tutti, da sport, concerti, mostre, spettacoli teatrali, dibattiti, iniziative con le scuole, tantissime iniziative con le scuole, perché pensiamo che le scuole siano il target privilegiato e principale su cui fare tutto il lavoro di diffusione della cultura antimafia, su cui la nostra commissione e il nostro comune si sta impegnando molto da ormai 3 anni. La scelta di coinvolgere le scuole nella prima manifestazione della settimana della legalità a Corsico ha il senso di educare fin da subito le giovani generazioni e renderle partecipi attente su quello che è il problema dei problemi nei comuni del sud Milano. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le scuole del territorio perché ci sembra essenziale e importante lanciare messaggi e creare consapevolezza su questi temi come la mafia o comunque il messaggio di legalità e giustizia e libertà che vogliamo continuare a proporre alle nuove generazioni, proprio perché questa marcia l'abbiamo proprio voluta fare partire da loro, coinvolgendo solo le scuole e ovviamente aprendola anche la cittadinanza, ma principalmente indirizzandola agli adulti di domani, proprio perché confidiamo che loro possano passo dopo passo prendere consapevolezza e prendere esempio da coloro che hanno rappresentato lo Stato e che hanno sacrificato la loro vita per un futuro migliore.